La grandissima acquisizione nel campo della pratica clinica psichiatrica e che viene dall'insegnamento della psicanalisi e dalla pratica della psicoterapia e comunque dal mondo della psicologia, ed è adesso diventata molto importante, è l'alleanza terapeutica. Che cosa vuol dire? A parte che l'alleanza terapeutica è di fatto dovrebbe essere la cosa più normale che esiste in un rapporto fra un medico e una persona che si rivolge a lui perché ha un disturbo oppure perché ha un malessere e comunque vuole avere una chiarificazione sul suo stato. Alleanza terapeutica, se lo indica alleanza, significa che fra paziente e medico, fra medico e paziente, la scrivania deve diventare qualcosa di virtuale. Significa che paziente e medico non sono uno contrapposto all'altro, ma stanno insieme dalla stessa parte. E come dice il proverbio, l'unione fa la forza. L'alleanza terapeutica diventa così l'elemento comune su cui effettivamente lo psichiatra che vuole crescere deve impratichirsi tanto, magari facendo appunto un training di psicoterapia o di psicanalisi personale, perché è fondamentale per la comunicazione. Ma l'alleanza terapeutica già di per sé è cura. Perché è cura? Perché nel momento stesso in cui è un'alleanza terapeutica, quindi dobbiamo partecipare tutte e due, è chiaro che io la stimolo, io lo so che ho bisogno dell'alleanza terapeutica per curare questa persona magari deve scoprire insieme a me che lui ha bisogno dell'alleanza con me per curare il suo disturbo, ma è un fattore di per sé già terapeutico ed è un fattore di crescita, e lo dico con molta convinzione, non è un fattore di crescita solo per il paziente, ma per il paziente e per me che ho l'onere, l'onore e la responsabilità di curarlo.